Salve a tutti. Beh, bisogna proprio dire che l'abbinamento dei temi dei film di oggi è decisamente paradisiaco. Naturalmente di un paradiso terrestre, come deve essere Ageo. Il serpente e il giardino. Il primo film ci mostra l'interessante intreccio tra la vita e le abitudini del cobra e la vita, la cultura, la religione indiana. Col secondo film, invece, visiteremo alcuni dei più belli giardini all'italiana toscani. Una delle raffigurazioni più interessanti, anche più famose, del dio Shiva, uno dei tre della Trimurti induista insieme a Brahma e a Vishnu, lo vede non tanto nel suo aspetto terribile, ma di dio creatore, danzante, sgambettante, con le quattro braccia levate. Intorno a sé c'è una corona di fuoco, ma soprattutto, ecco cosa c'è di interessante, dalle sue spalle spuntano una ventina di cobra eretti con i cappucci gonfiati. Sì, in questa grande raffigurazione dell'energia del mondo che tutto crea e tutto distrugge, anche il serpente fa parte, con un aspetto positivo, a differenza della nostra cultura, dove, come sappiamo, invece ha un valore essenzialmente negativo, di seduttore malefico, di propagandista, di un sapere maledetto. Certo, anche in India il serpente è cattivo, perché fa morire la gente a migliaia col suo morso, però dà anche da vivere a interi villaggi di incantatori e poi distrugge i roditori. Anche lo yoga, la grande tecnica di cui spesso si servono gli indù per sviluppare le loro energie, lo pone alla base della nostra spina dorsale come magica kundalini, un'energia che vogliamo risvegliare anche in voi con le belle immagini di questo film. Questo è uno dei paradossi dell'India, il cobra. Un animale sfruttato con crudeltà e la cui vera natura è celata dai timori e dalle superstizioni. Al contempo è protetto in quanto indispensabile guardiano delle riserve alimentari dell'India. Per secoli il cobra ha ispirato paura, attrazione e un devoto rispetto. Un termitaio diviene un tempio in onore del serpente sacro. La forma fallica del termitaio, come quella dello stesso cobra, è carica di significati. È un simbolo di fertilità ed è anche un luogo dove il cobra comunemente si rifugia per sottrarsi al caldo durante il giorno. Ora, la semplice cerimonia è doppiamente significativa. Il cobra svolge un ruolo diverso nella vita degli abitanti di questo villaggio. Sono incantatori di serpenti che costituiscono una casta separata con i suoi tradizionali sistemi di lavoro. La pipa di marijuana fa parte della tradizione. È un rituale che precede il lavoro con i serpenti. È anche un modo per rendere tributo al dio serpente rappresentato da tutti i serpenti. A voler essere cinici potrebbe essere soltanto un buon pretesto per farsi una fumatina mattutina. Tutti gli uomini del villaggio sono incantatori di serpenti. Alle ragazze vengono insegnate le faccende domestiche e debbono trovare marito fuori della loro casta. Solo i figli maschi vengono iniziati alla conoscenza del serpente. Secondo un'antica tradizione, in questo caso sbagliata, i cobra potrebbero vivere di solo latte. E forse questo è il motivo per cui moltissimi cobra in cattività soffrono di malnutrizione. L'addestramento inizia molto presto e si basa sulla scaltra conoscenza del comportamento dei serpenti e del pubblico. La musica serve solo a creare l'atmosfera. I serpenti sentono le vibrazioni del terreno, ma non hanno un apparato uditivo esterno. Possono essere eccitati dall'aria che fuoriesce dal flauto e seguono i movimenti per mantenere direttamente nel campo visivo la potenziale minaccia. Il trucco consiste nel trovare un equilibrio tra l'impulso del serpente ad attaccare o a scappare, facendo in modo che mantenga la sua posizione eretta e difensiva. Ed ecco che la specie velenosa più grande del mondo diviene un giocattolo educativo. È il cobra reale. Il pubblico non lo sa, ma tutti questi serpenti sono stati resi innocui recidendo i condotti del veleno o estraendo i denti.
hanno fatto bene i miei. Malnutriti e colpiti spesso da ascessi in seguito alle maldestre estrazioni dentarie, generalmente sopravvivono poco più di un mese. Dopodiché, gli abitanti del villaggio non fanno altro che catturarne altri esemplari nei campi. Qualunque sia il modo di agire di questi futuri artisti nei confronti di questi animali, nel lavoro degli incantatori di serpenti c'è una certa crudeltà. Per loro i rettili sono semplicemente creature da sfruttare al pari degli spettatori, grazie alla cui paura e ignoranza gli incantatori si guadagnano da vivere. Il villaggio è la loro casa, ma per lavoro devono spesso recarsi in centri più grandi. In questo caso a Delhi, a meno di 20 km di distanza. Qui si riuniscono folle numerose e qui possiamo trovare gli incantatori di serpenti praticamente ovunque, vicino agli alberghi e ai mercati, nei pressi dei luoghi turistici, ovunque ci sia gente da intrattenere, gente che ama farsi terrorizzare in cambio di qualche moneta. L'ouverture per richiamare gli spettatori viene eseguita con uno strumento tradizionale ricavato da una zucca locale, il punghi. La maggior parte dei serpenti utilizzati sono velenosi, ma non è indispensabile che sia così. In India, qualsiasi serpente piuttosto grande viene generalmente chiamato cobra. Altre erronee convinzioni? La natura crudele e aggressiva dei serpenti, i rischi che corrono gli incantatori, la morte certa in caso di morso. E per il pubblico ogni parola è il suono della verità rivelata grazie a secoli di credenze popolari che hanno calunniato i serpenti dell'India. Qui ci sono oltre 200 specie di serpenti, delle quali solo 4 costituiscono una minaccia per la vita dell'uomo. Le altre sono innocue, come il serpente reale. Grande e vistoso, viene di solito ritenuto un cobra e per lo più ucciso a vista. Il serpente boa, leggermente più piccolo, uccide i roditori che cattura soffocandoli in un abbraccio mortale che toglie loro il respiro e interrompe i battiti cardiaci. La biscia arboricola, verde come una foglia, scompare tra gli arbusti. Secondo le superstizioni, con il muso affilato attaccherebbe la gente, per cui questa innocua creatura viene regolarmente uccisa. Nemmeno l'enorme pitone merita la pessima reputazione di cui gode. Lungo fino a 6 metri non costituisce un pericolo per l'uomo. Al contrario, come la maggior parte dei serpenti più grandi dell'India, è vitale per il controllo dei roditori. Per questo, giustamente, in alcune zone dell'India, il cobra è conosciuto col nome di serpente buono. Si ciba prevalentemente di ratti, i roditori portatori di malattie e che ogni anno distruggono oltre il 25% delle colture. Il veleno del cobra attacca il sistema nervoso e può provocare la morte. Ma questo serpente lungo un metro è tutt'altro che aggressivo nei confronti dell'uomo. E quando morde per difendersi, per lo più non emette veleno o ne emette in dose non letale. Al pari del cobra, anche il Bungarus fasciatus è velenoso, ma è anche timido, notturno e morde raramente. Ma un suo stretto parente, il Bungarus comune, è estremamente velenoso e pericoloso. La vipera di Russell ha denti lunghi, grandi ghiandole per il veleno e ha la tendenza a non cedere il passo. Il suo morso può essere fatale. La quarta specie pericolosa è la vipera delle piramidi, lunga appena una trentina di centimetri, ma dotata di un potente veleno che attacca il sangue. Senza l'antidoto, la vittima può morire dissanguata. E questo piccolo serpente è difficile da vedere, ed è facile calpestarlo per errore.
A dispetto della mole, il cobra reale non è considerato pericoloso, anche se può raggiungere e superare i 5 metri di lunghezza e ha veleno sufficiente a uccidere un elefante. Si ciba di altri serpenti ed è al contempo timido e raro. Non è nemmeno un vero cobra, ma appartiene a un genere a parte. Assume una posizione difensiva simile, sia pure con una minore dilatazione del collo. Lo studioso R. Miller ha osservato per anni i serpenti dell'India. Ho maneggiato diverse centinaia, forse migliaia di cobra e di molti altri serpenti velenosi senza essere mai morso perché sto molto attento. Ma non posso dire la stessa cosa di mio figlio Robin. Sono stato morso da un serpente due volte e in entrambi i casi si trattava di un cobra e il morso mi ha colpito sulla stessa mano. La prima volta sul pollice, la seconda su questo dito. In entrambe le circostanze un solo dente era penetrato nella carne. Al momento del morso ho provato una sensazione di enorme calore che risaliva molto rapidamente lungo il braccio che si gonfiò immediatamente. Mi recai quanto più in fretta possibile in ospedale, che è la miglior cosa da fare, e mi affidai ai medici che mi curarono con un antidoto prodotto a Bombay. È impossibile che si possa morire per il morso di un serpente, ed è escludere. La maggior parte delle persone muore per insufficienza di cure, non per il morso. Il morso del serpente viene spesso usato in paesi come l'India, in modo particolare nelle zone remote e rurali, per coprire omicidi e strani suicidi. Se uno durante la notte litiga con la moglie e la colpisce in testa, non c'è cosa più facile da dire che al mattino, mentre andava a raccogliere legna da ardere, è stata morsa da un serpente ed è morta. E chi potrebbe mai notare il buco sulla nuca quando la donna viene sistemata sulla pira funeraria per essere cremata ed è completamente circondata da fiori? Nessuno fa mai troppe indagini su fatti come questo. Stando alle cifre ufficiali, ogni anno in India muoiono fino a 10.000 persone per il morso di un serpente e il cobra fa la parte del leone. Molte autorità ritengono questi dati gonfiati, ma quand'anche non lo fossero, stante l'enorme popolazione dell'India, 10.000 decessi all'anno sono un dato relativamente modesto e ben lontano dal numero dei nordamericani vittime ogni anno di incidenti stradali. Questo è l'habitat ideale del cobra. Un fico del Banyan, un posto eccellente per andare a caccia di ratti. Dal punto di vista dei naturalisti, un cobra crudele e aggressivo rappresenta un'eccezione, almeno quanto lo è un coccodrillo divoratore di uomini. Un aspetto spaventoso, alimentato dalle leggende popolari e dalla superstizione, cela spesso la verità biologica. Com'è quindi la vita del cobra? Anzitutto, come tutti i serpenti, sa nuotare. Può anche dilatare le costole superiori formando una sorta di cappuccio, un'esibizione difensiva di colori che può servire a spaventare gli aggressori e che rende anche il collo più duro e più difficilmente afferrabile dai denti. Gli occhi lattei stanno a indicare che si appresta a mutare pelle. Ciò avviene due o tre volte all'anno e consente al serpente di crescere. Cambia anche le coppe ottiche, i denti e la punta della lingua. La pelle nuova, essendo più levigata, diminuisce l'attrito e consente al serpente una maggiore rapidità di movimenti. L'immagine di un serpente che si libera della vecchia pelle può forse spiegare il mito dell'immortalità di quest'animale. Un serpente, subito dopo la muta, appare luccicante e come nuovo. Per quanto riguarda l'immortalità, il cobra arriva a vivere 20 anni in natura e forse il doppio in cattività in condizioni ottimali. I cobra si accoppiano una volta l'anno. Il maschio e la femmina si trovano con l'aiuto di un odore pungente secreto dalle ghiandole della coda e che cambia a seconda della specie e del sesso. La lingua preleva campioni di aria e li invia a un sensibilissimo organo situato nella bocca, il cui compito è di analizzarli. In questo modo è più facile seguire le tracce di una preda o di una potenziale compagna. Ciò ha fatto nascere la credenza popolare secondo cui chi uccide un serpente deve subire la vendetta della compagna. In realtà, in caso di morte violenta, viene liberata una notevole quantità di sostanza dall'odore pungente che può attirare sul posto un altro serpente. È raro vedere i rituali del corteggiamento.
I serpenti si accoppiano solamente in determinate condizioni, in particolare per quanto attiene la temperatura. Infatti, a differenza dei mammiferi, sono privi di termostato. Se fa troppo freddo diventano indolenti, se fa troppo caldo si disidratano e muoiono. Le uova di cobra spesso vengono nascoste nelle tane abbandonate dei ratti e sorvegliate dal maschio o dalla femmina o da entrambi. Le uova sono generalmente da 20 a 30 con un record di oltre 50. Quando inizia la schiusa, dopo circa 3 settimane, gli adulti si allontanano. Questo nido è stato aperto per mostrare in che modo avviene la schiusa. Ogni serpente dispone di un dente speciale come un prolungamento del muso per rompere il tenero guscio. Il dente cade immediatamente dopo la schiusa. A strattoni emerge dall'uovo un piccolo cobra, perfettamente sviluppato, lungo circa 25 centimetri e completo di denti e veleno. È ben nutrito per essere stato attaccato al tuorlo. Per qualche settimana il giovane cobra è vulnerabile e può cadere preda di un maiale, di un pavone e naturalmente di un serpente. Contrariamente a quanto si crede, è assai più probabile che attacchi un serpente di queste dimensioni piuttosto che un adulto. Il traffico illegale di pelli di serpente per realizzare oggetti decorativi per i turisti è un'attività criminale quanto mai distruttiva. La messa al bando da parte dello Stato del traffico di pelli di serpente sta a significare l'importanza che i serpenti hanno in India in materia di controllo dei roditori e degli effetti disastrosi di questo commercio sul numero dei serpenti. Malgrado ciò, ogni anno viene massacrato 1 milione di serpenti, forse di più, nel quadro di un'attività plurimilionaria che continua a fiorire grazie al continuo rifornimento di pelli ad opera dei bracconieri che operano nelle zone rurali. I membri di una tribù, gli Irlas, sono stati per decenni tra i più esperti cacciatori di serpenti e tra coloro che più hanno contribuito al traffico delle pelli. Tuttavia, ora, hanno formato una nuova cooperativa. Catturano i serpenti non per ucciderli, ma per estrarre il veleno necessario alla preparazione degli antidoti. Gli Irlas sono dotati di un prestigioso talento per la cattura dei serpenti. Ispezionano gli habitat più probabili, ad esempio le tane dei ratti negli argini che separano una risaia dalle altre, alla ricerca del minimo indizio che faccia ritenere che un serpente sia entrato nella tana per ripararsi dal caldo. Si sbagliano di rado. Sapere come trattare una specie velenosa riduce praticamente a zero le probabilità di essere morsi. Il risultato di una mattinata di caccia è generalmente di almeno 2 o 3 cobra. Il bottino viene inviato all'Istituto Afkin a Bombay, centro di ricerca e unico istituto indiano per la preparazione degli antidoti. Il veleno di cobra si presta a numerosi impieghi. A seconda della combinazione dei suoi componenti, può facilitare la trasmissione degli impulsi nervosi o inibirla. Viene quindi utilizzato nella ricerca. Come analgesico, non dà assuefazione ed è privo di effetti collaterali nocivi. Qui, tuttavia, l'impiego principale del veleno di cobra consiste nel combinarlo con quello degli altri 3 serpenti pericolosi dell'India, allo scopo di produrre un unico antidoto efficace contro qualsiasi morso. Dopo 4 estrazioni, i serpenti vengono contrassegnati e rimessi in libertà. Anche queste persone catturano i cobra, ma lo fanno solo una volta all'anno, nel quadro di una festa. Thank you.
Questo è il villaggio Sheralla nell'India centro-occidentale. Si dice che qui abbia vissuto un tempo un santone indù, un uomo talmente devoto a Shiva che la divinità concesse al villaggio immunità eterna dai morsi di serpente. I varani in cattività commemorano altre storie, ma questa festa di luglio si chiama il giorno del cobra. Due settimane prima delle celebrazioni, gli abitanti del villaggio si recano nei campi per catturare i serpenti. Finita la festa, verranno liberati dai vasi di argilla. I vasi che si muovono dinanzi a loro hanno la medesima funzione dell'incantatore di serpenti che dondola e fanno in modo che l'atteggiamento difensivo del serpente rimanga in qualche modo intrappolato tra l'istinto di attaccare e quello di fuggire. Così ogni anno viene rinnovato un antico legame. L'avvenimento attira fino a 20.000 spettatori e offre a tutti la possibilità di uno straordinario souvenir fotografico. Finora l'antica promessa sembra aver funzionato. Questi serpenti hanno denti e veleno, ma in tutti questi anni c'è stato solamente un caso di morte per il morso di un serpente. Tuttavia, l'antidoto è a portata di mano. È una polvere solubile in acqua la cui efficacia dura 5 anni. Alcune attività rituali sono talmente antiche che nessuno conosce con certezza il significato. Ma viene ricordato un altro mito locale. Una divinità, avendo visto una vecchia che adorava l'immagine del serpente intagliata su una pietra, gettò della cenere sulla pietra facendola vivere. Il momento culminante della giornata. I cobra sfilano in parata per le strade. In India le credenze religiose hanno collegato strettamente il cobra alla vita delle divinità e alla vita degli uomini.